siamo arrivati sulla nostra barca, finalmente. Non ci posso credere, sono emozionata, non riesco a realizzare che questa cosa è successa veramente. Non mi sembra vero che abbiamo trovato la barca che volevamo, che siamo riusciti a comprarla e adesso è nostra e siamo arrivati qui dopo un lungo viaggio da Copenaghen, ma ne è valsa la pena. E adesso dobbiamo svuotare le valigie, prima dobbiamo andare a comprare un aspirapolvere, pulire e poi svuotare le nostre valigie, sistemare tutto. Ci vorrà parecchio tempo ed è molto il lavoro che dobbiamo fare, però siamo contentissimi, quindi abbiamo un sacco di energie. Adesso devo cercare di capire come far funzionare il tutto. Lo so fare sulla barca dei miei genitori, ma su questa barca non l'ho mai fatto. Abbiamo appena connesso il cavo della corrente alla colonnina a terra e adesso devo attivare tutte le prese della 220 e il caricabatterie, il frigo, insomma tutte queste cose. E devo cercare di capire come si fa. Qui dietro di me ci sono tutti gli interruttori, quindi adesso farò un po' di prove e vedrò cosa succede. Ecco, le batterie sono qui sotto. Yeah! And also this one maybe. Then the water pump. It's this one. Missione compiuta, stiamo tornando dall'Unieuro dove abbiamo comprato l'aspirapolvere, i sacchetti ed una prolunga ciabatta per collegare tutti i caricatori, tutto quanto. Adesso torniamo al porto che dista mezz'ora dall'Unieuro, quindi ci facciamo più di un'ora di camminata. Dopo quasi 40 minuti di cammino eccoci arrivati in barca ed ecco qui l'aspirapolvere con i sacchetti, tutto quello che abbiamo comprato e adesso dobbiamo trovare un ristorante in cui mangiare stasera perché non c'è niente in barca, non c'è cibo e non ci sono piatti, non c'è niente con cui mangiare, quindi andremo al ristorante. Ma prima di andare voglio passare l'aspirapolvere nella cabina di prua in modo da poter poi fare il letto con le nostre lenzuola pulite e poi dormire nel pulito. Stiamo disperatamente cercando un ristorante in cui mangiare cena, ma è tutto pieno. Cleaning time! Sono le 11:30 di sera e ho finito di fare la prima pulizia della cabina di prua e ho fatto il letto. Siete pronti a vedere il risultato? Buongiorno amici, stanotte ho dormito benissimo, per la prima volta in più di una settimana ho dormito proprio come un sasso. La cabina è comodissima, è spaziosa, il materasso è comodo, quindi tutto perfetto. Mi sono svegliata un po' più tardi del previsto, il mio fidanzato era già in piedi alle 7, io invece sono stata a letto fino quasi alle 9. Ma avevo bisogno di dormire perché nei giorni scorsi, come ho detto, ho dormito pochissimo, quindi tutto ok. Ho sistemato la cabina, poi sono andata ai servizi igienici del porto perché dobbiamo fare della manutenzione al bagno e quindi non possiamo utilizzarlo per ora. Quindi ogni volta andiamo ai servizi pubblici del porto, che sono al fondo del pontile, c'è un po' una camminata da fare.
Poi ho fatto un paio di cose per YouTube. Abbiamo il wifi, abbiamo comprato una SIM ieri a Milano, avevamo un'ora di tempo alla stazione centrale di Milano, abbiamo comprato una SIM della Wind con i giga illimitati e uno scatolotto per metterla dentro. Adesso vi faccio vedere tutto e funziona, quindi abbiamo il wifi in barca. E questa che vedete dietro di me, adesso anche questa ve la faccio vedere meglio, è la lista delle cose che dobbiamo fare, divisa in to do, in progress and done. Come vedete, la lista lunga è quella delle cose ancora da fare, ma in questo modo possiamo vedere a che punto siamo e anche celebrare un po', i risultati ogni volta che portiamo a termine un task. Adesso ci vestiamo, andiamo a fare colazione e poi andiamo al Brico e in un altro centro commerciale per comprare un po' di cose per la barca, soprattutto prodotti per pulire, perché oggi sarà una grande giornata di pulizia. Siamo tornati in barca dopo essere stati al Brico e ad un altro negozio, abbiamo comprato un sacco di roba. Abbiamo di nuovo camminato tantissimo stamattina con questi borsoni e poi per l'ultimo pezzo abbiamo preso in realtà un taxi che costava pochissimo e ci siamo risparmiati un po' di dolori alla schiena perché dobbiamo mantenere le nostre schiene integre. Nonostante la fatica, comunque siamo felicissimi, siamo veramente contenti, di portare avanti questo progetto. Allora, possiamo spostare Golden Market e Brico da qui a Dan, che è una grande soddisfazione. Qui potete vedere il disastro che c'è, cioè tutta roba per aria. Ma vabbè, questa è la situazione. E adesso il mio fidanzato è andato a comprare qualcosa da mangiare. Io intanto inizio a sistemare la cucina. L'obiettivo per la giornata di oggi è pulire a fondo tutta la cucina in modo da poterla poi utilizzare, poter utilizzare. Ok, sono caduti i piumini. Poter utilizzare il frigo e sistemare i piatti e le cose che abbiamo comprato. Adesso inizio a pulire il frigo. Frigo è finalmente totalmente pulito. Potete vedere? C'è solo una bottiglia d'acqua adesso, ma il mio fidanzato mi ha appena chiamato, poverino, ha dovuto camminare fino dall'altra parte della città perché di domenica i supermercati sono quasi tutti chiusi, ma sta tornando con un po' di scorta di cibo che possiamo mettere nel frigo pulito.
abbiamo cenato, è stato molto bello rilassarci un po' e goderci il tramonto qui a Prua, uno dei miei posti preferiti già dell'esterno. E adesso dobbiamo riprendere a lavorare però. Where to start? Ho finito di pulire tutta la cucina, sono molto soddisfatta, ho disinfettato, sgrassato, sistemato le cose che abbiamo comprato e il cibo. Adesso vi faccio vedere com'è velocemente e poi vi darò un tour completo un po' più avanti, quando avremo comprato un po' di cose in più e aggiunto altri accessori. Quindi questa è la cucina. E c'è il frigo, il forno. E qui ci sono tutti gli stipetti. Buongiorno amici, siamo andati a prendere un cappuccino al bar, abbiamo fatto due passi in realtà. Prima abbiamo guardato l'alba qua fuori, è stato molto bello, bello svegliarsi in barca, anche se si sente che stiamo andando verso l'autunno, siamo già in autunno, perché al mattino fa parecchio freddo, soprattutto sull'acqua. E oggi è lunedì e sia oggi che domani sono giornate di lavoro per me e mio fidanzato, nel senso che lavoriamo per il nostro lavoro da remoto. Quindi faremo dei lavori in barca, ma chiaramente avremo meno tempo rispetto a ieri. Stamattina, prima di iniziare a lavorare, adesso è ancora presto, devo ordinare alcuni pezzi di ricambio online in modo da poterli ritirare già oggi pomeriggio oppure domani mattina qui in un negozio. E poi nel corso della giornata, quando avrò tempo, spero di finire di lavorare presto, pulirò una delle due camere degli ospiti e poi voglio pulire tutta questa zona qui. Abbiamo già pulito un po', ma voglio fare una pulizia profonda. Anche dei gavoni che stanno sotto a questi cuscini, degli stipetti, in modo da poter poi mettere tutta la nostra roba. E poi devo anche andare a comprare altre cose per la cucina e altri divisori da mettere nell'armadio, in modo da poter organizzare tutte le nostre cose. Ora uso un po' di questo tempo che ho a disposizione per iniziare a pulire una delle cabine degli ospiti. Stavo pulendo la cabina degli ospiti e sto aprendo tutti i vani per vedere dove conducono, a cosa danno accesso, a quali parti del motore, quali parti della barca, e ho visto che c'è un pochino di acqua tra il boiler e il motore. L'ho assaggiata, è acqua dolce, quindi insomma non abbiamo una falla, però voglio capire da dove arriva, cioè se è una guarnizione del boiler che è da cambiare, oppure se qualcos'altro, qualche tubo che è da sostituire. Quindi questo è il divertimento della barca, inizi per fare un lavoro e poi dopo ti ritrovi a fare una cosa totalmente diversa. Ho preso una spugna e un bicchiere, adesso tolgo l'acqua piano piano per vedere se ne viene fuori dell'altra quando utilizziamo la pompa dell'acqua, in quale quantità viene fuori, magari riusciamo a capire anche da dove arriva. È
la mia pausa pranzo è finita. Durante la pausa pranzo avrei appunto dovuto pulire la cabina, ma non l'ho fatto. E quindi adesso ho un disastro intorno a me e devo riprendere a lavorare. Dovrei anche mangiare qualcosa velocemente. Ma manteniamo la calma. Benvenuti alla vita in barca, dove fai un piano e poi ovviamente non puoi seguirlo. Molto più tardi nel pomeriggio ho finito di lavorare e ho ripreso a pulire la cabina. Ho lavato tutti i muri, pulito i legni, pulito i materassi, sotto i materassi. E adesso mi stavo preparando per pulire sotto il pavimento. Praticamente nelle barche c'è il pavimento di legno, poi si tira su il pavimento e sotto c'è la sentina, la parte sottostante, e lì confluisce tutta l'acqua di mare, l'acqua dolce, qualunque via d'acqua ci sia sulla barca poi va a confluire nella sentina, dove c'è il punto più basso. Ho semplicemente tirato su il pagliolo per pulire al di sotto, per passare un po' l'aspirapolvere, e ho trovato dell'acqua. E questa qui l'ho assaggiata e mi sembra che abbia un pochino di sale, quindi la questione si fa un pochino preoccupante. Può essere che il sale sia semplicemente sale raccolto, magari c'era una tempo fa c'era una perdita di acqua di mare del circuito di raffreddamento del motore e magari è uscito un po' di sale, poi questa qua si è portata via, si è portata dietro il sale, perché non è molto salata. Però la questione si fa un po' più interessante e adesso cerco di capire da dove arriva. Allora, vedo che lì c'è del sale, perché so che sono stati fatti dei lavori al motore in relazione alla presa mare che è stata cambiata, può essere che fosse entrata dell'acqua, quindi quell'acqua lì potrebbe, spero, potrebbe essere acqua dolce che ha raccolto un po' di sale mentre veniva giù. Tutto intorno al motore è asciutto, non vedo acqua e questo mi consola. Assumendo che si tratti di acqua dolce in entrambi i casi e c'è una fessura che collega il vano di prima con questo qui e mi sembra di vedere che l'acqua sia venuta giù di lì, mi viene in mente, di nuovo spero, che si possa trattare della doccetta fuori. C'è una doccia che ha sia acqua calda che acqua fredda e i tubi passano proprio qua sotto e ogni tanto sentiamo la pompa dell'acqua che si attiva anche se non ci sono rubinetti aperti, e questo può essere perché il circuito è in pressione e quando viene meno la pressione la pompa si attiva appunto per dare di nuovo pressione al circuito. E quindi se c'è una perdita di là, insomma, il ragionamento fila. Adesso devo capire dove, adesso asciugo anche quest'acqua qui, poi proviamo a utilizzare la doccia fuori e vediamo cosa succede. Ho lavato i piatti prima e non è uscita acqua, almeno credo, questa è acqua un po' più vecchia, secondo me. Vediamo, facciamo un po' di esperimenti e cerchiamo di capire cosa succede e come risolverlo. Torno al fondo della barca, in quel posto che vi ho mostrato prima. Vediamo se si vede dell'acqua. Qui la Giulia del futuro. Sono passate più di 2 settimane, forse anche 3, quasi 3, da quando abbiamo avuto il problema dell'acqua e dopo averla asciugata non ne abbiamo più trovata, quindi è rimasto un po' un mistero. Fino a quando non siamo arrivati in Sicilia, siamo stati colpiti da questa ondata di maltempo
è piovuto tantissimo e l'acqua è ricomparsa e quindi abbiamo capito che si trattava di acqua piovana che arrivava da fuori, da un gavone, e quindi abbiamo sistemato tutto con il silicone, tutto a posto, ma volevo aggiornarvi sul fatto che abbiamo finalmente capito di cosa si trattava ed era acqua piovana. Comunque tutta la ricerca che abbiamo fatto quando eravamo alla Spezia è stata molto utile perché abbiamo studiato i manuali della barca, abbiamo studiato tutti i circuiti della barca, quindi abbiamo capito dove passano tutti i tubi e adesso abbiamo questa conoscenza in più che potremo utilizzare in futuro. Ma ora torniamo alla Spezia. Siamo appena tornati da fare la spesa e ci siamo veramente spaccati la schiena per portare due borsoni, un borsone quello nero pieno di roba e poi questa borsa che abbiamo preso al Brico e riutilizziamo, continuiamo a riutilizzare perché è veramente resistente. E abbiamo fatto un po' di spesa per la traversata, abbiamo comprato un po' di scatolame, comprato roba per stasera e poi una pentola nuova e un plaid, comunque roba pesante. E adesso dobbiamo sistemare qua perché c'è veramente un macello, perché abbiamo prima stavo sistemando, poi dopo ho trovato l'acqua e ci siamo messi a cercare di capire da dove arrivava quest'acqua, abbiamo aperto tutti i manuali della barca, quindi una cosa tira l'altra e alla fine qui è rimasto tutto così. Adesso sistemiamo e cuciniamo e poi dopo cena vogliamo pulire tutta la zona giorno e soprattutto i gavoni sotto alle sedute, in modo da poter poi stivare tutto lo scatolame e le cose che abbiamo comprato. Buongiorno amici, ieri sera abbiamo poi lavorato fino a tardi, però sono riuscita a sistemare tutta la zona giorno, pulire tutti gli stipetti e mettere a posto il cibo, mentre il mio fidanzato ha sistemato i gavoni fuori, ha sistemato il gommone dentro uno dei gavoni, così adesso il bagno è finalmente libero. E poi abbiamo riordinato un po' e poi siamo crollati, siamo andati a dormire. Stamattina ci siamo alzati, siamo andati ai servizi del porto a farci la doccia e adesso è ora di rimetterci a lavorare. Prima facciamo un caffè, primo caffè in barca. Ieri abbiamo comprato il caffè, c'era già la caffettiera. E poi ieri ho anche finito di fare il letto, di pulire tutta la cabina, diciamo degli ospiti e di fare il letto. E oggi voglio sistemare un po' l'altra cabina. Rimarrà un po' una cabina a magazzino per un po', ma almeno voglio sistemare quello che c'è dentro. Oggi arriveranno i miei genitori che ci daranno una mano a fare alcuni lavori e poi tutti e quattro insieme inizieremo a navigare verso sud, quindi sarà anche una bella vacanza insieme. È per questo che ho sistemato la cabina e voglio anche liberare un po' di spazio nell'altra cabina per permettergli di mettere i loro vestiti.
Siamo appena tornati, eravamo andati a ritirare questo pacco con dei pezzi di ricambio che ci serviranno per fare dei lavori sulla barca. Dura. Stiamo per fare la prima uscita con la nostra barca a vela. Ciao amici, oggi abbiamo lavorato tutto il giorno, praticamente senza nessuna pausa. Stamattina è venuto il sub a pulire l'elica della barca in modo da che l'elica facesse più presa, in modo da poter andare più veloci. E poi siamo andati a fare un po' di commissioni, siamo andati a comprare un po' di attrezzatura per la barca, poi a ritirare un ordine di altra attrezzatura, siamo andati a ritirare i documenti della barca per poter partire, saldare il prezzo del posto barca. Poi abbiamo fatto un giro in barca, siamo usciti a vela per provare le manovre, provare il motore, in modo da non provare tutto per la prima volta nella prima traversata, ma fare un pochino di esperienza prima. Poi siamo tornati, siamo andati a fare gasolio, siamo andati a ritirare dei parabordi che avevamo ordinato, li abbiamo gonfiati, abbiamo trasferito le taniche di gasolio nella barca, abbiamo preso altro gasolio e siamo andati a fare una mega spesa, forse una delle spese più grandi della mia vita. E poi abbiamo sistemato tutto sulla barca, ci siamo fatti la doccia, abbiamo cenato e finalmente adesso andiamo a dormire. E domani mattina la sveglia sarà alle 4:30 o forse anche 4:15, adesso decidiamo bene, perché vogliamo partire alle 5. Domani avremo 12-14 ore di navigazione, dipende da dove ci fermeremo, e quindi vogliamo partire presto per navigare tutta la giornata e cercare di arrivare ancora con un po' di luce. Ma di tutto ciò vi parlerò nel prossimo video, quando vi porterò con me nella prima grande traversata con questa nuova barca a vela, che è anche la nostra casa. E spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi abbraccio forte e ci vediamo nel prossimo video.